In questo particolare periodo del nostro tempo, in cui sembra che un virus sia il padrone incontrastato, esiste tuttavia una risposta preventiva a questo problema, insegnataci da Paramahansa Yogananda nel secolo scorso. Nel 1916 Yogananda ideò dei semplici esercizi basati sulla contrazione e il successivo rilassamento dei muscoli per attirare in maniera cosciente quell'energia cosmica che è presente in tutta la creazione. Utilizzando la forza di volontà e la concentrazione, è possibile attirare in noi una quantità infinita di questa energia che tiene in vita e in salute il nostro corpo, la nostra mente e la nostra anima. Yogananda istruì personalmente diversi discepoli, a lui più vicini, affinché la SRF continuasse la sua opera dopo la sua dipartita da questo piano terreno. Ecco come nel film Awake, il sentiero della felicità, uscito in Italia nel 2016, per raccontare la vita di Paramahansa Yogananda, il grande maestro spiega uno dei vantaggi pratici di questi esercizi. In realtà lo yoga è un sistema filosofico. Tanta gente fa yoga per avere un ventre piatto, ma sebbene sia un gradevole effetto collaterale, il suo vero scopo è comprendere Dio. Il Kriya Yoga è la scienza della realizzazione di Dio per mezzo della meditazione. Yogananda insegnava l'Hatha Yoga come mezzo per prepararsi alla meditazione. Ideò anche una serie di esercizi per energizzare il corpo. The tension exercises charge the body with the life current from the universe. Energy distributed evenly in the body is what keeps the diseases from settling. You don't have to be afraid of germs. If your body is electrified, they'll be electrocuted. Una parte altrettanto importante degli insegnamenti di Paramahansa Yogananda sono le affermazioni di guarigione per il corpo, la mente e l'anima. Le parole, ha detto il grande maestro, sono in sostanza vibrazioni e se pronunciate con assoluta decisione e concentrazione portano effetti reali perché diventano sature di vibrazioni animiche e di forza spirituale. Il momento più adatto per recitare più volte un'affermazione è al mattino, appena svegli, o alla sera, prima di coricarsi. In questo particolare periodo in cui molti sono preda di ansie e paure, la seguente affermazione di Paramahansa Yogananda, pronunciata più volte con profonda concentrazione, porterà sicuri effetti positivi alla nostra triplice natura. O energia cosmica cosciente, insegnami a guarire il corpo ricaricandolo con la tua energia cosmica, a guarire la mente con la concentrazione e la gioia, a guarire l'anima con l'intuizione che nasce dalla meditazione. Fai che il tuo regno che è dentro di me si manifesti anche fuori di me.